oggi le mani. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, il tono gravoso dell'intro ci vuole. Oggi le mani, perché per molti pittori le mani sono un vero e proprio cruccio. In realtà impostare una mano non è difficile, l'importante è avere ben chiara la conformazione anatomica della mano. E se non ce l'avete, troverete sul blog una sezione dedicata proprio all'anatomia delle mani, a come sono fatte, e potete vedere i segmenti ossei e questo vi farà rendere conto di come queste possano muoversi e quindi nella composizione pittorica di come una mano possa prendere una posa o come alcune pose possano essere improbabili. Nelle mani una cosa molto importante è anche il problema prospettico, perché queste assumono spesso delle pose trasversali che nella resa pittorica sono molto difficili da rendere. Non vi preoccupate, anche se non sapete nulla di prospettiva, potrete dipingere e disegnare. Questo è un equivoco dietro cui molti artisti si perdono. Sì, conoscere la prospettiva e le regole di costruzione prospettica aiuta nell'esecuzione di un quadro, ma la cosa più importante è saper osservare. Se voi osservate e riproducete, come nel disegno vi ho detto, e riproducete in tela soltanto quello che realmente vedete, non quello che pensate di vedere, non quello che pensate possa essere una posa della mano, ma dovete avere coscienza di tradurre in gesto pittorico solamente quello che effettivamente vedete. In questo caso, portando sulla tela solo quello che realmente vedrete, non potrete fare altro che azzeccare la giusta prospettiva, perché non aggiungerete nulla di nuovo rispetto a quella che è la realtà oggettiva dei fatti. Come si impara a vedere realmente? Osservando a lungo una cosa e soprattutto non facendo ragionamenti matematici, analitici su quello che dovete fare. Smettete di contare in segmenti, ma dite solamente: adesso dipingo da qui a qui, da qui a qui, e andate a costruire la mano. Costruitela prima per segmenti lineari e solo dopo aggiungete la polpa di quella che è la sostanza della mano stessa. Altro suggerimento: assoluto silenzio quando fate questa operazione, perché è necessario per una concentrazione e per l'attivazione di quella parte del cervello, che è il lato sinistro del cervello, che ci fa carpire la realtà per come effettivamente sia. La parola, la logica, l'analisi inibisce quella parte e quindi tutto questo viene molto complesso. Questa stessa cosa vale anche per il corso di disegno. Quando non riuscite a fare un disegno, probabilmente è perché l'ambiente circostante vi distrae. Non dovete cantare, potete ascoltare musica, ma non dovete cantare mentre disegnate. Potete avere gente intorno, ma non dovete ascoltarla. Dovete semplicemente colloquiare con la cosa che avete dinanzi. E oggi abbiamo dinanzi le mani. Andiamole a fare insieme. Cominciamo subito immettendo un velo di terra di Siena bruciato. Su questo andremo ad immettere un po' di nero, quindi andrò a schiarire con del giallo Napoli. Il nero mi serve per creare substrato, sporcare ed ingrigire. In questo momento non andrò a fare degli incarnati che abbiano un colorito veritiero, mi serve solamente della materia utile per poi il proseguo del quadro, che mi faccia definire gli spazi. Come vedete, al nero affianco sempre dei colori chiari per staccare le dita l'una dall'altra e creare le ombre sin da subito, in modo che io poi non mi perda nella costruzione del quadro. Il nero assoluto accompagnerà questa fase di costruzione delle mani sempre, perché mi definisce, funge un po' da matita, no? Da chiaroscuro, mi definisce gli spazi. Vado e continuo fino a quando non sono soddisfatta e non ho capito quella che è la porzione di incarnato che occuperà la tela, e poi quindi ricaverò la porzione di mano e tutto il resto lo ricondurrò all'uniforme. Ecco quindi che definisco anche la parte sommitale della mano, ancora vado a
evidenziare quelli che sono i neri e proseguo così, strato su strato. Definisco anche le nocchie con delle macchie per adesso che mi servono solamente da indice di presenza, nulla di più, e quindi continuo il mio schiarire. Questo è un processo molto lungo che voi state vedendo così, di corsa, sintetizzato, perché sarebbe impossibile riportare in video la costruzione di un'anatomia come le mani in maniera lenta, perché sono più di 13 ore di girato. Vedete, voglio farvi vedere come la sovrapposizione determini la materia, la sovrapposizione di strati pittorici determini poi quello che è anche la pienezza del colore. Adesso io concludo questa parte della sovrapposizione di giallo Napoli e lascio riposare la mano superiore per definire quella invece posta al di sotto, di cui mi definisco le anatomie per capire anche qui quale porzione di tela occupi. Poi tutto quello che sto facendo lo rismonterò. Creo quindi del substrato pittorico e definisco quelle che sono le porzioni del mio quadro. Adesso vedrete che capisco qual è la parte anatomica e poi farò tutta nera l'altra parte perché la ricondurrò all'uniforme stessa. E anche qui, come vedete, la separazione tra un dito e l'altro è data dal nero assoluto che poi andrò a sporcare con i colori dell'incarnato, che sono sempre il terra di Siena per adesso e il giallo Napoli. Ecco qui che chiudo l'uniforme e anche questa parte è definita. Do dei colpi di luce più netti per far sì che ci sia una separazione tra le dita, ma ripeto, anche questo non mi servirà per la costruzione adesso del quadro. Sto creando solamente un substrato pittorico, perché sebbene io abbia una pennellata leccata, quindi molto tirata, comunque la materia pittorica mi piace che sia corposa, che non ci sia trasparenza con la tela. E adesso comincia il lungo lavoro di sovrapposizione di strati pittorici. Io qui sto lavorando con come medium il tintorsetto lavatore, che così potrete vedere anche in azione, e questo non mi accelera l'essiccazione del quadro, quindi questo mi dà anche la possibilità di ripensamenti, lavorare, riprendere, sfumare il colore maggiormente. Quindi utilizzate sempre il medium più adatto alla parte del quadro che state facendo. E se volete un quadro pittorico potete anche fermarvi molto prima di quanto faccia io, anche vedete le dita fatte così appena abbozzate che si con una parvenza anatomica potrebbero anche andare senza scendere troppo nei dettagli. Io invece voglio spingermi un pochino più avanti con il dettaglio anatomico. Ho lasciato riposare il quadro per una notte e ricomincio la mia costruzione degli incarnati con le solite sovrapposizioni. Adesso avete capito come procedo. I neri, quindi terra di Siena, quindi di nuovo giallo Napoli. E procedo non materia, perché come vi dicevo voglio una pennellata corposa, voglio una pittura spessa. Vi lascio alle immagini che sono molto eloquenti. Adesso definisco le volumetrie aumentando lo spessore di nero. Cerco di fare in modo che la mano prenda un aspetto sempre più veritiero, aggiungendo appunto gli scuri, che sono la parte più importante. Prima vanno gli scuri, poi vanno i toni di mezzo, solo alla fine andranno le schiariture, le lumeggiature. Adesso quello che vedete, per esempio, non è una lumeggiatura, ma è un riportare a tono. Ho messo i grigi, sto mettendo il terra di Siena per dare ancora calore, ma con quel nero che ho messo io ho ben presente dove poi vorrò che insistano le ombre. E continuo così ad aumentare i volumi con l'aggiunta di nero e poi di chiaro.
A questo punto vado a definire la porzione del letto ungueale. Non significa che sto dipingendo l'unghia, sto semplicemente decidendo quale sarà la porzione e la direzione che dovrà avere essa. Lo farò piano piano, ne farò una, poi ci ripasserò su, creerò delle ombre e poi ripasserò su col chiaro e poi ripasserò ancora con lo scuro e col terra di siena e piano piano soprattutto mi definirò i margini di quelle che sono i bordi dell'incarnato da cui poi esce l'unghia. Questo è un momento molto delicato perché è fatto soprattutto di neri che poi devono essere confusi, come vedete, con il letto ungueale, perché non deve rimanere il bordo, e poi dovranno essere rischiarati dal di dentro col terra di siena bruciato e col giallo Napoli, ma dovranno avere sempre un tono differente dal resto dell'incarnato. Vedete, al momento sono scuri, poi vedrete più avanti nel quadro che metterò di nuovo i toni chiari. Il quadro adesso sta per, vedete, adesso sono arrivati i toni chiari, il quadro sta per assumere un colore quasi verdastro, perché oramai la pellicola pittorica è satura sempre degli stessi colori e sto cercando di portarlo, come potete vedere, a un colore saturo, ma che sia anche abbastanza chiaro da poter poi essere lavorato tramite delle velature. Quindi non vi stupite se non ha il colore che voi pensavate dovesse avere un incarnato, perché ancora siamo in corso d'opera. Parte della pittura la darà l'incarnato. E parte dell'incarnato invece sarà dato proprio dalle sovrapposizioni. È un gioco di forme e colori che piano piano prende spessore. Adesso inizio a creare una sorta di vibrazione nel colore aggiungendo il giallo che riscalda ed illumina la parte. Questo non mi servirà per la cromia finale, ma solamente appunto in aggiunta alle rimanenti parti di colore che vorrò mettere. Guardate come subito ha riscaldato l'incarnato. Immaginate dopo, con l'aggiunta del rosso e con l'aggiunta del terra di sieno, che bella cangianza potrà avere in trasparenza, perché adesso comincerò a lavorare poi per trasparenze. La stessa cosa vale per i colori freddi nelle ombreggiature. Quando vorrete dare tali colori basterà aggiungere del blu. Adesso andrò a definire le nocchie, le parti che voglio che vengano più fuori, con un tono di giallo Napoli schiarito con una punta di bianco. Sì, avete capito bene, una piccola punta di bianco nel giallo Napoli. In video sembra bianco, ma in realtà è un giallo Napoli che però comunque vado a far perdere sempre nell'incarnato e che poi ricoprirò per poi ricostruire, ma adesso lo vedrete da soli. Bene, abbiamo finito di particolareggiare le mani, tutte le anatomie sono definite, i chiaroscuri sono fatti, sia nella mano in evidenza che in quella che rimarrà in ombra. Quello che manca adesso è la velatura, che darà un tono vivido e reale all'incarnato stesso. Queste però dobbiamo apporle a secco. Quando le mani saranno totalmente asciutte, potremo immettere le velature che le rendano più calde e più vivide. Sarà la lezione in cui particolareggeremo anche la fusciacca, quindi chiamerò questa lezione la particolareggiatura la particolareggiatura delle mani e della fusciacca e delle stoffe, diciamo così. Dopodiché avremo ancora un altro paio di lezioni in cui vi insegnerò, in cui vi farò vedere come definire i particolari metallici, quindi la sciabola, i bottoni, i vari fregi, quindi un'ultima lezione in cui farò vedere una cosa necessaria per i quadri delle persone defunte, trapassate. Quindi necessaria, oddio, in molti ritratti ci sono, quindi è bene che voi la conosciate. E ridefiniremo in via finale, appunto in via definitiva, lo sfondo e avremo finito.
Quindi adesso comunque pensiamo a far asciugare le nostre mani e spero che questa lezione vi sia piaciuta. Se venite con me di là che ho ancora qualcosina da dirvi e noi ci vediamo dopo. Visto quante sovrapposizioni, quanti lavori, quanti aggiustamenti tonali, di posa, le unghie prima fatte in un modo, poi ci si allontana dal quadro, si vede che la prospettiva è sbagliata, si aggiustano e allora si ricomincia, il dito mignolo prima era in posizione sbagliata, poi lo si vede, no, non può stare in questo modo perché il mignolo può piegarsi, può flettersi solo in avanti e allora si rifà. Bene, alla fine ci siamo riusciti, abbiamo fatto delle mani pittoricamente giuste, cromaticamente adatte al soggetto che andavamo a fare, mio papà era un po' scuro di carnagione, quindi va bene così, e per il resto la memoria, naturalmente la mia memoria ha un po' tradito quella che era la verità della mano di mio papà, che io ricordo perfettamente, ma una cosa è il ricordo impresso nella mente, una cosa è poi riportarlo sulla tela. Voi, chi dipinge, sa che sono due cose completamente, completamente diverse. Ho cercato di fare del mio meglio, spero che questa lezione vi sia piaciuta, anche per farvi capire quanto sia lungo impostare un lavoro di questo tipo e quanto ci voglia non soltanto concentrazione, ma anche pazienza nel fare un lavoro di questo tipo. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su, oggi più che mai, e condividetelo. Vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, sul mio Instagram e sul mio blog. I link ve li lascio qua sotto, e sul blog troverete anche il post appunto sull'anatomia delle mani, che potrà molto molto aiutarvi. Bene, non mi rimane altro che invitarvi anche ad entrare a far parte della nostra famiglia golosa su Due Cuori Una Cappa. Lì non vi insegno niente, lì ci divertiamo soltanto a cucinare insieme, allegramente con la mia famiglia. Non mi rimane che rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci!